Parliamo di Milan. La domanda che tutti si pongono è: questo Milan è una squadra che può lottare per lo scudetto? Io dico di sì. Esattamente un mese fa, quando terminò il calciomercato, il punto interrogativo erano i cosiddetti rincalzi, le cosiddette seconde linee, quelle che dovevano subentrare ai vari Ibrahimovic, ai vari Rebic, ai vari Benasser, ai vari Kessié, ai vari Romagnoli. Ebbene, devo dire che a distanza di un mese la crescita di questi giovani, perché stiamo parlando di giocatori tra i 20 e i 22 anni, Dalot, Ibrahim, Diaz, lo stesso Leao, è stata notevole. Questo naturalmente per merito di Pioli. Allora io mi chiedo, avendo visto giocare squadre come la Juventus, le difficoltà enormi della Juventus, dell'Inter, alcune volte del Napoli, per non parlare dell'Atalanta, io chiedo, questo Milan, vedendo come l'abbiamo visto, le prestazioni che ha fatto nel derby, le prestazioni che ha fatto contro la Roma, sono esattamente in Europa League, contro il Celtic, contro lo Slavia Praga, sono esattamente 12 partite che vince almeno con 2 gol di scarto. Allora, è una squadra da scudetto oppure no? Come si fa a dire di no? Io dico di sì. Questo è un Milan che chiaramente deve fare un monumento a Ibrahimovic, che può giocare fino a 45 anni, secondo me, ma con questi rincalzi, con questi giovani, con questo entusiasmo che c'è nell'ambiente, attenzione ai rossoneri, perché effettivamente per il tricolore possono ancora dire la loro.